Portannese. Inventiamoci qualcosa. Bruttissimo il passaggio per Basile. Trish fa saltare a vuoto l'avversario e poi va a schiacciare fra due avversari. Non so fino a che punto. Ninčević per Basile. Ci prova lui. Fallo su tripla! Basile la vince! Basile la vince! Pazzesco! Pazzesco! Toppato da Sergio, che tocca la traiettoria del giocatore americano. Due secondi per vincere Forlì! Vince Forlì! Vince Forlì! Dal punto di vista del risultato, Iesi può divertirci e far divertire il pubblico, e lo fa approfittandone in questo momento con la schiacciata all'indietro da parte di Marco Santiangeli. Importantissimo, a 10 secondi dal termine, è un momento decisivo, si alza il tripudio e qui c'è, vediamo cosa succede, sta per scadere il cronometro, la tripla della disperazione di Mancinelli, incredibile, cosa succede? Un canestro pazzesco! Sceglie di non farlo, Mianda la rimessa per Kwame Bon. Attenzione Trento, ancora un secondo, ci prova Valdirossi! Va nello spogliatoio nel migliore dei modi! Ancora meno poco fa, erano 5, 6-6, 5-9. Smith continua a palleggiare. Valenti su di lui, dalla parte opposta, Taylor. Finta il tiro a 3, va in penetrazione, appoggia al vetro, non appoggia al vetro, piazza la schiacciata dell'anno, decolla! Che ha pesato, certo. Il fischio che ha pesato sulla partita indiscutibilmente. Bosqui si alza da 3, non va, rimbalzo di Raspino che cosa ha fatto Raspino? Ancora più complesso, Smith sopra la testa di Diller, poi lo lascia indietro di fisico, arriva fino in fondo e inchioda! Cosa dite Jerry? Un contratto qui a Veroli. Blizzard serve i cittadini, c'è poi il tap-in schiacciato di Andrea Casella. Dalla media, allora adesso può recuperare un altro pallone più 14, palla in mano, Fulz, la bomba! Berti, palla fuori per Infante, intercettata da Torino, che può ripartire. Bowers, Evangelisti, va a subire la stoppata allucinante di Eric Lombardi. Guarda, lo volevo Lombardi dire. Lombardi dall'altra parte va a schiacciare! Non te lo volevo dire, ma lo sapevo. Te lo volevo dire, ma lo sapevo.